come per delle riserve idriche, per fare i rifornimenti. Poi ci sono diverse tipologie di rifornimento che bisogna attuare per essere più o meno veloci. Vi ho detto prima che è molto più facile per noi vigili del fuoco riuscire a rifornire un automezzo direttamente in pista utilizzando per esempio la chilolitrica volumetrica, la botte da 25.000 da 35.000 litri, senza spostare l'automezzo dal luogo dell'incidente, continuando a mantenere le condizioni di sicurezza ed essere quindi riforniti e in caso di riavvio di un incendio essere pronti all'applicazione. Poi abbiamo dei serbatoi pensili. Dei serbatoi pensili, quindi delle cisterne che riforniscono i nostri automezzi dall'alto o per mezzo idrante, che comunque sono un po' più lenti, sempre con delle pompe adeguate per rifornire l'automezzo nel più breve tempo possibile. Alcuni aeroporti hanno sia serbatoi pensili per quanto riguarda l'acqua che la schiuma, quindi molto più comodo arrivare vicino magari alla caserma dei vigili del fuoco del distaccamento, sopra l'automezzo sono presenti dei passi d'uomo e caricare per cascata o per mezzo pompa l'automezzo in poco tempo, 2 minuti. L'immagazzinamento può essere effettuato anche con dello schiumogeno messo in determinate condizioni di temperatura e stipato in dei fusti che di solito sono in plastica per evitare di fare perdere le loro proprietà. Ok, per quanto riguarda la normativa aeroportuale, spero di essere stato abbastanza chiaro. Le formule, ragazzi, io vi direi di non impararle a memoria, perché servono per quello che possono servire. Ripeto, è già stato tutte le formule che state vedendo sono già state applicate nelle tabelle riepilogative. Ce l'avete sul manuale. Io vi ho spiegato che si calcola la lunghezza fuori tutto e su, per esempio, questa tabella che state vedendo, ci sono dei parametri con delle misure fisse dove stabiliscono sostanzialmente che per un aereo di una lunghezza compresa o superiore o inferiore bisogna avere un tot tipo di area critica da controllare. In base all'area critica, che sia teorica e poi pratica, il tipo di estinguente o il quantitativo di estinguente è necessario a garantire lo spegnimento. La parte più interessante però delle slide che i colleghi hanno messo nelle slide è il tempo di intervento. Abbiamo capito che abbiamo dei tempi veramente ristretti. Vorrei su questo fermarmi un minuto per avere delle vostre considerazioni e se ci sono delle domande che volete fare. Elena. No, è tutto chiaro, cioè, sì, se mi dici che non devo imparare le formule, tanta roba. No, è chiaro, No, poi. no, no, vabbè, le formule ci mancherebbe altro, 500. sono importanti, allora vi spiego perché sono state inserite, perché abbiamo visto che nel corso degli anni tutto quello che... Intanto non mi vedete, vero? No, eccomi qua. Allora, abbiamo visto che nel corso degli anni è anche corretto a tutti i vigili del fuoco far capire quella che può essere quelle indicazioni che ci vengono date, quei numeri che vengono espressi da chi sono stati tirati fuori. Perché abbiamo notato che, come vi dicevo prima, l'idea del servizio antincendio, tu hai un automezzo che può avere tutte quelle caratteristiche per il mantenimento della sicurezza, e qualcuno sarebbe tentato, come dire, a diminuire quello che può essere
il convoglio da inviare in caso di intervento. Per questo abbiamo messo sia le formule che le tabelline per chi come voi sta approcciando o quantomeno ha un'idea minima di quello che può essere un aeroporto, perché tre mezzi, perché l'aeroporto di Malpensa o di Fiumicino, a tutti questi automezzi, perché ci sono delle regole che dobbiamo rispettare come vigili del fuoco per garantire la salvaguardia delle persone. E non è solo una questione di uno più, uno meno, è obbligatorio anche per noi. Quindi una conoscenza maggiore del nostro lavoro in ambito pompieristico, di quella che è sia la formazione, la conoscenza, sapere che ci sono altre persone che lavorano all'interno dell'aeroporto. Abbiamo visto prima che abbiamo parlato dell'ENAC, che è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Sono loro che gestiscono il traffico aereo, quindi loro per la loro parte.